prima della seconda guerra mondiale c'era una fabbrica che produceva tutti gli strumenti musicali, dove i tre fratelli Patricola hanno cominciato questa storia. Il tutto nasce dai tre fratelli Francesco, Pietro e Biagino e continua con Angelo, Claudio e Salvatore. La nostra produzione di strumenti musicali a fiato, si tratta di oboe e clarinetti, viene fatta in maniera del tutto artigianale, ma anche con l'aiuto di macchine, diciamo così, evolute, ecco, che ci aiutano a fare in modo che il nostro prodotto finale sia di eccellenza, ecco, per tutti. Perché lo strumento deve essere la base, deve essere un aiuto, deve essere un compagno fedele, deve essere quello che ti fa venire voglia di studiare, deve essere quello che ti fa venire voglia di suonare, perché la musica è una gioia. Se tu quando suoni non hai gioia, c'è qualcosa che non funziona. Quindi lo strumento è la base di tutto. Deve essere quello che ti dà il bel suono, deve essere quello che ti fa venire voglia di ripetere il brano una seconda volta perché ti sei divertito. Ecco, questo è lo scopo finale. Sullo strumento c'è il nostro nome e se fa bella figura lui, facciamo bella figura noi. Non tutti i legni vanno bene per uno strumento musicale e questa è la cosa basilare. La stagionatura ormai siamo dai 15-20 anni e si fa una lavorazione tutti gli anni, si porta a misura finita in questo arco di tempo. Questo, diciamo così, è una stagionatura alla vecchia maniera. È una gratificazione da alcuni aspetti, tipo un papà che ti ringrazia perché la figlia ha finito gli studi, vedere questa ragazzina che il papà a 9 anni cercava uno strumento leggero e che con cui questa ragazzina a 9 anni poteva avere, cioè fargli venire la voglia di suonare, perché a quell'età lì non è facile, se non è uno non c'ha la passione. Insomma, siamo partiti con questa ragazzina a 9 anni, dopo 6 mesi già suonava bene, diciamo così. Adesso ha 15 anni ed è conosciuta in tutto il mondo e come suona veramente, ma veramente bene. E soprattutto il musicista professionista che quando ti dice il vostro strumento mi ha cambiato la vita. Questa è la soddisfazione maggiore che si possa avere, perché vuol dire che tu hai fatto un qualcosa per un'altra persona che gli ha giovato, insomma gli ha dato piacere e il tuo strumento lo tiene su un palmo di mano proprio per questo motivo qua. Lo strumento può emettere un suono, però dipende che suono. Può essere un suono che ti piace sentire, come un semplice suono. Noi abbiamo puntato tutto sui nostri strumenti perché non abbiano un'anima, ecco, per chi li suona.